Pues tú è un altro teatro. Mettete da parte Shakespeare, Cervantes, Artaud e Genet. Questo è il terzo incontro, lo scoppiato, lo spaiato, il terzo gesto de padre Ubu, scosse la pera e onde, e poi chiamato dagli inglesi Shakespeare, e di lui sotto questo nome avete assai belle tragedie. Africa, siete partiti? Serve a qualcosa? In Africa non si possiede nulla. E si ha fede in tutto. In Africa non si possiede nulla. E si vende tutto. Una zucca per curare l'AIDS. Terra rossa per i dolori mestruali. E radici per diventare uomini. In Africa non si possiede nulla. E si vende tutto. Donne, bambini, prostitute. In Africa non si possiede nulla, si vende tutto, il corpo, il piacere. Il preservativo può essere considerato come male minore solo nei casi in cui tra i due coniugi uno è ammalato di AIDS. Per la religione cattolica si rimarca il fondamento della fedeltà e della castità. Dovevo aver amato di più, aver sognato di più, aver pianto di più. Dovevo aver guardato il sole sorgere. Il caso mi proteggerà mentre io camminerò distratto. Il caso mi proteggerà mentre io camminerò distratto. Il caso mi proteggerà mentre io camminerò. Agosto 2005, il gruppo teatrale, il glamour, le mille mode, vola in Malawi, stato dell'Africa centrale, e porta con sé un'interpretazione dell'Ubu Lua di Afrejale. Partire? Siamo invasori! Siamo impotenti! Restiamo! No! Partire, fallo! Senza pensare! C'è l'AIDS! Restiamo! C'è la malaria! Restiamo! Non sappiamo dove dormire! Restiamo! No, partire! Fallo! Senza pensare! Igramul vola in Malawi e si ritrova con il nulla.
in mano. Nulla! Nulla è ciò di cui parla. Malato asintomatico. Siero positivo. Parole scritte su un foglio di carta. Nessun sintomo, nessuna evidenza, nessun confronto, nessuna discussione. Il risultato di un test. E il test viene prodotto, approvato, brevettato dalle industrie farmaceutiche. Dopo che per 10 anni hanno terrorizzato la nostra vita con lo spettro dell'AIDS, oggi non se ne parla nemmeno più! Thank you.
dire che lentamente, pangono, pangono, come dicono loro. Ognuno di noi, con pazienza, può riuscire a vedere negli occhi della romana. Può riuscire a vedere negli occhi della romana. Con pazienza, pangono, pangono, può riuscire a vedere negli occhi della romana. Tanto non si vede nulla. Non credo che l'AIDS esista. O almeno nella forma in cui ce lo hanno raccontato. Certo, la gente muore, e come si muore? Però tutti questi pallottini di un'altra terra deperiscono e scivolano via con la morte. Pieni di colera, ciechi di tifo. Tutto altro che nulla. Tavolate di morti, più numerose che genocidio o guerra. Marchiati con la crocetta rossa di positivo. E allora lo sai cosa ne pensa questo corno ventresca di uomo? Credo che tutti quelli che sventolano le bandiere delle strategie per fermare l'AIDS in Africa, nel mondo, le fantomatiche Save the Children, World Vision, i preti, un qualche loro guadagno, se lo trovano un qualche loro guadagno. Questo insulso teatro patafisico. Con i vostri racconti strappalacrime asciuga finanze. Ma siete proprio bravi! Volete viaggiare? Volete viaggiare? E allora vi farò viaggiare io! Tutto è reale, tutto lo sperimentato. Ciò che la patafisica realmente considera. Ciò che la patafisica realmente considera. Ciò che costruiamo. È l'ignoto. È indecifrabile. Necessariamente disarticolato. Gli oggetti, dei linguaggi. È indecifrabile. Eppure interpretabile. Indecifrabile come i vostri discorsi di me. Siete proprio bravi. Siete proprio bravi. Siete feroci, padre Ugo. Troppe volte mi sono buscato in digestione di progetti falsi ed è venduta per pura immagine. Abbattiamo il debito pubblico! Fermiamo l'AIDS in Africa! Noi cerchiamo solo di contenere la complessità, padre Ugo. Di contenere la complessità? E di accontentarlo? No, raccontarlo. Oh. Non c'è infamia in questo. No.
C'è solo il coraggio di non voler fare bella figura. Ah, il coraggio di non voler fare bella figura. No, 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 no. Ma che bravi, come vi sapete prendere bene! Al contrario! Noi vorremmo usare molte più parole di quelle che usiamo. Al contrario! A parte qualcos'altro che... A parte qualcos'altro, a parte! Parla! Che male esiste? Bisogna conoscerlo a fondo, snidarne i segreti. Allora solo lo si conoscerà e lo si potrà sconfiggere. Ed ascoltare la voce di tutti, la voce dei malati, la voce dei invalidi, quella dei giornalisti, quella dei medici, ma soprattutto la più umile, la più semplice, la più saggia. La voce dei malati. La voce dei malati. Proprio bravi! Ti prude il nasino? Ti prude il nasino! Adesso andrete tutti a morire e poi come bravi adoruncoli rinascerete. Perfetto imbecille dell'ingenuità. Dio a morte! Oh, ti sei spaventata, ragazza della mia merda! È sul corpo più pieno che il cervello. Hai solo sognato. Hai solo sognato tutte queste cazzate! Se ti credessi farei dietro fronte con tutto il mio carico di nulla! Raggiungi l'imbecille. Parli, domuncolo. Sei uno qualunque. Raggiungi i tuoi amichetti. Gesto ginnico, bravo, professore femminio, ti ho già visto abbastanza in questo spettacolo di merda, via anche tu! Scannelli falsi e copiati! Ancora qui! E tu percussionista da quattro soldi, anche tu! Percussionista bianco che vorresti essere nero! O vite nuove. O figli miei, perché dinanzi a me sedete coi colli protesi in atto di preghiera? Vabbè,
tutta pianto e piano. Tutta nubi d'incenso. Io che non voglio un tempo, ne ritenni giusto ricevere queste voci. Io vengo su questa terra. Ma ditemi voi. A voi che si addice la parola esprime. Perché siete qui? Timore? Amore? Parla a tutti, Creonte. È il lutto della gente mia che io porto soffrendo. Tu credi consultando i dragoni lontani da Tebe? I dragoni di un mondo che del nostro attende che l'Uria siano di nostri tempo. Loro hanno rivelato in maniera chiara che c'è qualcosa di impuro che contamina la nostra terra di mezzi bassi. Da soli ce la siamo procurato. Da soli ci siamo maledetti. Creonte, non dobbiamo alimentare l'insanabile. Creonte, di quale uomo parlano gli oracoli? Era sovrano della nostra terra, signore. Prima che tu stesso fossi a sostegno dello Stato. Era Laio. So per fama chi era, ma io... No. Io non lo vidi mai. Ma la città non è nulla. È l'amore. I puri sono ovunque, la torre di morte, non piante le giacciono al suolo, le spose, le madri canute, le battono piangendo sugli altari per il peso dei lupi faticosi, invocando il sollievo, e ogni via s'aduna, sorretta. Termina qui, una civiltà. E nella notte si accendono i preami, come singhiozzi di flauto, e i luminosi bagliori non incidono all'oscuro. Un sospetto certo emerge distante con lacerante morso l'anima scappa. Ma la verità è nascosta e falsata. Non si ha certezza finché non si chiara di chi è la colpa. Basta. Che ci si prenda cura di quel poco che di sano c'è rimasto. Io muoverò l'indagine. Io come voi tutti è strano affatto. Alle voci già corso è strano. E lunga dinanzi a me avrei la traccia. L'aria è morte. Ed io vieto. Vieto a quell'uomo chiunque egli sia su questa terra che io do. Il regno. Io vieto l'accoglienza, il saluto. La comunione dei puri lavati. Ora che possego il regno di Laio, il suo calmo, la sua donna. Io mi assumo la sua lotta, quasi mi fosse padre.
e dalla città si respinga chiunque abbia avuto a che fare con il male ed una morte atroce. Il colpevole dovrà morire. Non ascoltatelo! Lasciatelo agire come un assetato di false risposte. Trovate la vostra soluzione e abbandonate il re. Tirese, non è destino che tu cada per mano mia, ma tu morirai per ciò che hai detto. La voce rimane la silenziosa, l'oscura, la misteriosa. Avete la corte e ben altri saggi, ben più lucenti e interessanti di me. Creonte, il tuo fedele mi darà la spinta. Questo mago ruffa trame e svanirà. Esistono voci, gesti e parole che ingigantiscono l'anima. Esistono segni che la svuotano. Rinnego il mio sesso. Rinnego il mio verbo. Volevo che gli insani venissero isolati e colpevoli, cacciati via. Io vi chiedo accoglienza, ora, il male. Non è estraneo a nessuno, neppure a me. Abbandonate il re nella festa, e trovate una vostra soluzione all'enigma. Mangiate le danze, bevete canti, curate con i ritmi. Ogni sorriso sarà una piccola risposta